Il cambiamento di maggiore rilievo e impatto che le guerre greco-persiane innescarono, senza dubbio, può essere considerato e individuato nell'avvento dell'egemonia ateniese, che costituì l'elemento peculiare di un periodo storico specifico che abbraccia tra l'altro un arco temporale di circa 50 anni, da cui la definizione tipica di pentecontetia, ovvero penteconta, 50, e ethos, anno, i 50 anni caratterizzanti l'egemonia ateniese, compresi tra il 478 a.C. e lo scoppio della guerra del Peloponneso. I motivi che agevolarono l'ascesa di Atene a potenza egemone della Grecia risultano tuttora abbastanza chiari dal resoconto delle fonti. Si profila, subito dopo le guerre persiane da parte di Sparta, un crescente disimpegno come guida della Lega ellenica. E questo perché la sfera di influenza della Lega stessa, con l'inserimento di polis insulari e microasiatiche, aveva spostato il suo asse preferenziale verso l'Egeo. E a ciò bisognerebbe anche aggiungere il malcontento derivato dal comportamento eccessivamente autoritario del comandante spartano Pausania, richiamato difatti ben presto in patria con l'accusa di connivenza con i persiani. Tutti questi fattori e molti altri fecero sì che Atene, ad un certo punto, divenisse, all'interno del mondo greco, la principale interlocutrice degli alleati, che di conseguenza le chiesero di assumere formalmente la guida della Simmachia per proseguire la lotta antipersiana. Il risultato fu che nel 478-477 a.C. si formò una Simmachia egemoniale nuova e diversa dalla Liga ellenica, della quale per certi aspetti questa nuova Simmachia rappresentava tuttavia la continuazione. La neonata Simmachia era inoltre composta da un numero di poleis molto più ampio, in tutto circa 200 nel periodo della sua massima espansione, il cui centro federale, sede tra l'altro delle assemblee e della cassa comune, fu il santuario di Apollo a Delo, appositamente scelto per l'occasione, da cui la designazione di Lega Delio-Attica, definizione tuttavia adottata per convenzione negli studi moderni. Alla Lega progressivamente aderirono, oltre a buona parte delle città greche dell'Asia Minore e dell'Ellesponto, anche le poleis insulari della Tracia e della Grecia continentale, con specifico riferimento a quelle della Calcide e dell'Eubea. L'alleanza, destinata nelle intenzioni dei contraenti a durare idealmente in eterno, venne stipulata con un giuramento che prevedeva da parte di Atene e dei suoi partner l'impegno comune a far fronte agli stessi nemici e ad aiutare gli stessi amici. Se da un lato non si sa molto sull'organizzazione interna di tale Simmachia e della sua originaria composizione, dall'altro la finalità sembra essere invece abbastanza chiara, e cioè difendere le poleis alleate dalla minaccia persiana, percepita ancora come reale e incombente, da cui lo schieramento di un fortissimo apparato militare costituito da una flotta da guerra in attività permanente. Da ciò ne derivò un'istituzione che differenziava la nuova Simmachia da quella vecchia, ovvero l'obbligo per le poleis, che non erano in grado di fornire navi da guerra, di versare annualmente un tributo monetario di cruciale importanza per far fronte alle spese militari, il foros, fissato nello specifico dall'ateniese Aristide sulla base delle risorse di ciascuna città e destinato ad incrementare gli introiti di una cassa comune gestita da un collegio di magistrati ateniesi chiamati i tesorieri dei greci, altresì noti con il nome di ellenotami. Di tale struttura tributaria della Lega, almeno nei periodi iniziali, non sappiamo molto. Ben noti sono invece i periodi successivi, quando a contribuire con navi da guerra erano soltanto Samo, Chio e Lesbo. Sulla fase iniziale il tutto è un po' incerto,
a parte la problematica e discussa cifra dei 460 talenti riportata dallo storico greco Tucidide quale importo complessivo del foros. È poi altamente probabile, come suggerisce lo stesso resoconto di Tucidide, che il numero delle città tributarie fosse progressivamente accresciuto nel tempo per la riluttanza degli alleati a impegnarsi in campagne militari, con la conseguenza che Atene cominciò ad utilizzare i vari foroi per ampliare la propria flotta e rafforzare così la sua posizione egemonica nell'ambito della Simmachia.